Siamo alla pagina degli spettacoli, in scena sino al 31 gennaio al Franco Parenti di Milano, Lulu di Carlo Bertolazzi e sul palcoscenico anche le telecamere della RAI, un esperimento per coniugare in maniera innovativa teatro e TV. Prendi. Lulu, ragazza povera e bella, utilizza il suo fascino per tentare la scalata sociale. Amore e bugie con uomini più o meno giovani e ricchi. Fatalmente finirà in tragedia. Una storia eterna che Carlo Bertolazzi da Rivolta d'Adda scrisse nel 1903, ben inquadrata nelle trasformazioni sociali della Lombardia di inizio Novecento. Streller la mise in scena nel 1953 con Carraro, Sbragia e Lilla Brignone. André Chammas la propone al Franco Parenti con tagli e aggiunte in rapporto a un progetto di ripresa televisiva in collaborazione con la RAI. Io credo che se la televisione volesse amare il teatro, i teatranti farebbero di tutto per far entrare il teatro nel modo migliore dentro la televisione. Per noi è una sfida che ti rinnova, però secondo me è talmente la gioia che il teatro possa avere finalmente un suo posto che, come ho fatto io, altri saprebbero inventare come farlo. Diciamo che i rapporti tra teatro e televisione non si sono mai interrotti del tutto. Questo laboratorio forma appunto dei giovani che con una mentalità nuova, con una grande familiarità con le nuove tecnologie, possono superare quella che era la vecchia impostazione che creava dei problemi e dare un'impostazione al rapporto teatro-televisione molto più vivace, molto più duttile. Sul palco con Sabrina Colle, Fragile Lulù e gli altri attori, un operatore televisivo, un regista, personaggio. Poi la registrazione con quattro telecamere e il montaggio in alta definizione.